il sindacato ha fatto una lotta furibonda sul nuovo inserimento dei buoni voucher, sui buoni del lavoro, sui voucher, sostenendo che sono una iattura allo schiavismo. Qui c'è un imprenditore, poi magari chiediamo a lui. I buoni voucher sono nient'altro che finalmente una modalità per riattivare forme di lavoro che o erano confinate nel lavoro nero, o erano confinate in un lavoro che non c'era, pagati con il contratto collettivo nazionale, soprattutto in agricoltura, con dei paletti rispetto al numero di contratti e a quanti se ne possono Non fare. vorrei che il governo facesse come Totò e vuol vendere la fontana di Trevi. Perché, Dai. no, la dico in modo diretto, la decontribuzione del 2% c'era già, non l'ha fatta questo governo, c'era già, l'abbiamo ottenuta noi con le battaglie che abbiamo fatto, chiedendo al governo Draghi che anziché fare i bonus facesse la decontribuzione. C'era già il 2%. Il governo non ha fatto altro che rimettere i soldi per mantenerlo. A un lavoratore dipendente non gli è cambiato nulla, quello che c'aveva gli è rimasto, mentre l'inflazione è cresciuta. Quindi di che cosa stiamo parlando? Stiamo Cioè, mi parlando. vendi la fontana di Trevi? Cioè, mi No. dici che una cosa che c'ho già me la stai Però dando tu? Ma stiamo scherzando? ti danno Secondo indirizzo tu, però. Secondo punto, secondo poi tu. sentiamo Nardella No, Dragoni perché e per i torniamo da lavoratori dipendenti, diciamo le cifre, l'87% in Italia non superi 35.000 euro lordi. Ci siamo? di Loro reddito. la flat tax l'hanno fatta per quelli che prendono lavoro autonomo dai 65 agli 85.000 euro. Non so se è una marchetta elettorale Ma non è pura una questa. marchetta. Secondo, No, non è una io sui voucher, mi marchetta. permetto di dire, mi sono rotto le scatole. Perché se sono così belli, perché non vi pagate lo stipendio voi con i voucher? Ma No, fatemi vedi, capire. cioè, Le lei persone diciamo, col Luca lavoro Paolo. debbono poter vivere dignitosamente. E quando questo non avviene, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. E il tema allora oggi è affrontare questo tema, non crea della precarietà, ce n'è anche troppa nel nostro paese. Sì, ma Basta con ste cavolo di non solo. precarietà. Quando dice con una marchetta elettorale il discorso della flat tax per gli autonomi, io le faccio presente che parliamo di 2 milioni di No. lavoratori, no? È gente che si spacca la schiena alle 6 come i No, suoi operai. È un lavoro, non ce l'ha garantito. Se lo deve cercare e se alla fine della giornata non ha avuto talento e intelligenza per trovarsi il lavoro, nessuno gli dà una lira. Questo se lo mette in testa, offende quei milioni di lavoratori. Riscompare dalla vista il mondo degli autonomi, che sono ma io lavoratori, proprio dice dico pure. questo. Altro che È un marchetta. punto che Deve abbiamo avere discusso. rispetto No, per i no. lavoratori. Sì, per Non l'amor di sono Dio. lavoratori Guardi, diversi. Ha guardi. capito? Oh, Lei ma stia deve avere tranquillo. rispetto per chi lavora. Certo. No, io non sto tranquillo. No, Perché le adesso parlo marchette anch'io. elettorali. Questa è Parla una lei, marchetta parlo e gli io. spiegherò Siccome anche no, perché. allora si paghi Gli il suo spiegherò anche stipendio con i perché. voucher. A me, dottore, lo stipendio non Sì. me lo paga lei. Me lo Ma no? pagano, glielo spiego. Mi ascolti, Ma mi no, ma non ascolti, l'ascolto, mi guarda, la vecchia ascolti, storia, mi guardi. ascolti. Perché siccome il suo stipendio Me io lo con le paga mie lei? tasse Sì, glielo pago, lei a no, me non me vabbè. lo paga. No, vabbè, Perché a me il ok. mio stipendio me lo pagano gli iscritti, i Sì, va lavoratori, che bene. ogni mese versano l'1%. Quindi Ma questo prima o punto la io mia non azienda va in sono, contatto, io non vabbè. pago. Lei deve rispondere anche a me perché io gli pago lo stipendio. Le chiaro? Ma Chiariamo questo. guardi, Secondo passaggio. No, ma lo aspetti, questa ci chiarisco. può Lo stare, poi. chiarisco. No, punto. Secondo passaggio, vorrei che fosse chiaro un punto. Questo è stato un oggetto di discussione con la Presidente del Consiglio sulla questione dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dipendenti. Vogliono creare una divisione. Noi rappresentiamo i lavoratori autonomi, voi rappresentate noi, io voglio rappresentare tutti. Io sto dicendo una cosa Sì, in più, le marchette che in elettorali. realtà sì. Perché voi a quei lavoratori lì, che in realtà non hanno né la malattia, né gli infortuni, né le ferie, che non hanno Bravo. diritti, gli sta raccontando che facendogli pagare un po' meno di tasse risolvono i loro problemi. Noi al governo gli abbiamo detto un'altra cosa. Gli abbiamo detto che a quei lavoratori lì, come agli altri, ci vuole un nuovo statuto per dare gli stessi diritti a Certo, tutti. tutti, E da un certo. certo punto di vista, perché dico che è una marchetta elettorale? Perché in Sì. realtà le partite IVA, quelle vere che prendono pochi soldi, che arrivano anche a 15-20 mila, dai provvedimenti che sono stati fatti in questi anni, ci rimettono. Uno mi deve Direttore. spiegare una cosa. Perché un lavoratore dipendente che al limite prende 70 mila euro lordi deve pagare il 43% di tasse e un lavoratore perché autonomo deve pagare il 15%? Perché rischia dalla mattina alla sera, non è Io penso, garantito. no, Beh, guardi, ormai rischia rischi anche di anche un morti. lavoratore Però è dipendente vero che che non io ha non ho. delle, Non non è ha la garantito, malattia, non ha le bravo, garanzie. ma allora gliele diamo, perché il lavoratore Ah, dipendente non è che gliela regalate certo. qualcuno.